amici, buonasera e ben ritrovati con il programma A tu per tu con l'Evangelo. Siamo grati a Dio ancora di ritrovarci insieme e preghiamo affinché Dio vi possa concedere attraverso questa trasmissione ogni sorta di bene. La nostra preghiera è che Dio possa toccare il tuo cuore, il vostro cuore, le vostre famiglie, intervenire nei vostri bisogni. Sì, perché così è scritto nel Salmo 107, al verso 15: celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini. Una buona notizia che possiamo darti stasera è che Dio compie ancora buoni prodigi per tutti gli uomini. Il Vangelo di Giovanni al capitolo 3, versetto 16, ci incoraggia e ci ricorda che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque creda in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Che meraviglia scoprire che in questo programma divino e di amore ci sei anche tu, anche io. Non ci sono delle categorie sociali particolari che interessano l'amore di Dio. L'amore di Dio è sparso dappertutto e chiunque, qualunque categoria, qualunque persona fatta di carne, dall'Italia fino alla nazione più lontana, può scoprire anche attraverso questa trasmissione l'amore di Dio per sé, attraverso la sua parola. Stasera abbiamo la gioia e ho il piacere, il privilegio di farvi conoscere un giovane che ha conosciuto la potenza della parola, la sua vita è stata cambiata quando ha incontrato Gesù come suo personale salvatore. Sono lieto di annunciarvi che a questa trasmissione è qui con noi un caro amico, un caro giovane che proviene niente che meno dalla città di Catanzaro, Salvatore Capano, al quale diamo il benvenuto. Ciao Salvatore, Ciao, buonasera. Grazie come stai? Benvenuto a Dio, bene. alla trasmissione A tu per tu con l'Evangelo. Molti utenti sono desiderosi di ascoltare quello che Dio ha fatto nella tua vita. È una trasmissione questa per il quale ringraziamo il Signore e che noi desideriamo tanto attraverso questa trasmissione che altri conoscano che l'esperienza cristiana non è semplicemente teorica, ma è anche e soprattutto pratica, come è successo nella tua vita. Quanti anni hai, Salvatore? 24. E vieni dalla città di Catanzaro. Catanzaro. Raccontaci un po' la tua infanzia, quello che hai vissuto un po' prima di conoscere il Signore, di incontrarti con la parola e proprio qualche storia che in particolare ti ha toccato prima che poi il Signore trasformasse la tua vita. Già da piccolo i miei familiari conoscevano il Signore, ma io ancora non avevo accettato Gesù come mio personale salvatore. Vivevamo una situazione difficile nella mia famiglia, come problemi di lavoro, come per mio padre, come anche problema di malattia. Mio padre ebbe dei problemi sulla depressione. E questo causò anche una ribellione dentro di me. Non capivo il perché di questo avvenimento, il perché di queste situazioni. Quindi il mio cuore era sempre in ribellione e non voleva che sapere del Signore. Nonostante io in casa mia c'era la parola di Dio, perché mia madre anche leggeva la parola, però
pregava, mi aveva dato degli insegnamenti. Fin da piccolo iniziai anche a frequentare la chiesa evangelica, ma non avevo accettato ancora Gesù come mio personale salvatore. Salvatore, tu hai parlato della depressione. Come mai a un certo punto tuo padre si ammala di depressione? Cosa può essere successo? Io credo che sia mancato proprio l'affidamento completo al Signore, perché chi non si affida al Signore completamente cade in questa crisi, in questa depressione, lo porta sempre più allo scoraggiamento, ad abbattersi, e quindi non avendo riposto la sua fiducia completamente al Signore, probabilmente anche le situazioni difficili di questa vita hanno portato mio padre in questa malattia. Se tu potessi dire qualcosa a qualche nostro ascoltatore che magari sta vivendo la stessa esperienza del tuo papà, cosa gli diresti di fare? Cosa io gli direi di gli consiglieresti? Gli direi di affidarsi completamente al Signore, perché Egli è il vero amico che non delude mai. Egli è colui che può portarti avanti, può darti salute e vita eterna soprattutto. Nonostante le difficoltà che possiamo incontrare in questa vita, ma il Signore Gesù ci dà la forza, perché Egli certamente si prende cura di noi. Credi che ci sia stato un motivo scatenante dal punto di vista sociale, economico, che abbia fatto cadere il tuo papà in questo problema? E se credi che ci sia stato un motivo di questo genere, a qualcuno che adesso è senza lavoro o scoraggiato per qualche evento, al riguardo cosa gli indicheresti? L'unica via è Gesù. Quello che posso dirti è che di andare in preghiera, di leggere la parola di Dio, la Bibbia, e lì troverai consolazione e conforto alla tua anima e alla tua vita. Vedrai che certamente il Signore non ti deluderà, ti sosterrà in queste prove, perché stiamo vivendo in un momento difficile nella nostra società, ma il Signore ha in serbo per me e per te qualcosa di bello e di meraviglioso. Poi ad un certo punto scatta qualcosa nella tua vita che ti agita, ti porta lontano. Questa situazione del tuo papà ti ha scoraggiato. Cosa è successo nella tua vita? Io mi allontanai completamente poi dalla chiesa. Frequentavo la chiesa di Catanzaro Lido, ma andavo per abitudine. È vero, tante volte il Signore ha parlato alla mia vita, perché il Signore parla sempre ai nostri cuori, ma io mi sono ribellato alla sua voce, nonostante tante volte il Signore aveva parlato, e quindi iniziai a bere roba alcolica, iniziai a frequentare locali dove non sono gridati agli occhi del Signore, come discoteche, allo stadio, stare insieme agli ultras e cantare i cori per la mia squadra, e quindi mi portavano sempre più all'abbattimento. Stavo rovinando la vita, la mia vita, quella vita che il Signore mi aveva donato. Cioè, nonostante tu facessi tutte queste cose, sentivi sempre un vuoto dentro di sì, te. Sì, sentivo un vuoto nel mio cuore, e cercavo di ricolmarlo con qualcosa come l'alcol, come i divertimenti, come le amicizie, perché ho scelto anche amicizie purtroppo sbagliate, e quindi cercavo di colmare questo vuoto, ma nessuno e nessuna cosa ha potuto colmare il vuoto che c'era in me, nel mio cuore. Salvatore, ma queste cose un po' ti rendevano soddisfatto, un po' gioioso, come per esempio bere, ubriacarsi, ti facevano sentire bene al momento? Era soltanto per breve momento, poi svaniva lì. La notte, quando ritornavo a casa a dormire, il giorno dopo mi sentivo di nuovo vuoto, quindi era soltanto qualcosa all'ordine del giorno, ma che rovinava la mia vita, ma rovinava anche la mia anima. E questo quanti anni avevi?
È successo quando avevo 17 anni. Quindi da questo comprendiamo anche che c'è un mondo adolescenziale, giovanile, che potrebbe essere imbrigliato in queste situazioni difficili. Sì. Cosa diresti a un gruppo di giovani che magari cerca il proprio sfogo in queste malsane alternative? Quello che posso dire è che di non rovinare la vita, quella vita che il Signore ti ha dato, perché il Dio creatore ti ha creato ed egli vuole soltanto il bene per la tua vita, e quindi quel vuoto da ricolmare te lo può colmare soltanto il Signore Gesù. E quindi affidati a Lui, leggi la Bibbia e vedrai che troverai le risposte, troverai consolazione al tuo cuore. Poi a un certo punto che succede nella tua vita? Mentre ti dai alla pazza gioia, cosa arriva? Cosa succede? A un certo punto succede che, siccome io avevo, mi ero confidato con amicizie, avevo affidato tutto quanto me stesso a qualche persona, però queste persone mi hanno deluso, perché tutti mi hanno deluso, ti possono deludere gli uomini, ma il Signore non ti deluderà mai. E questo l'ho scoperto, perché quando è arrivato un giorno, il momento in cui io mi ero affidato completamente ai miei amici, alle amicizie, allora mi hanno deluso e quindi decisi di ritornare in quella chiesa dove stavo frequentando prima, ma poi mi ero allontanato. E sentii proprio la spinta da parte del Signore di andare nella chiesa. E quindi entrando in questa chiesa, poi il Signore cominciò a lavorare la mia vita, a parlare al mio cuore, e io accettai le parole che il Signore mi dava. E nel 2007 il Signore cominciò a lavorare la mia vita e iniziai veramente ad affidarmi al Signore, e nel 2008 il Signore mi ha salvato, perché ho detto: Signore, ho bisogno di te, salvami. Io confesso tutti i miei peccati, lavami col tuo prezioso sangue, e così per fede io sono stato salvato per mezzo di Cristo Gesù. Quando tu dici che hai confessato i tuoi peccati, cosa intendi dal punto di vista pratico? Cosa è successo? Sei dovuto andare da un pastore a raccontare i tuoi peccati, da un sacerdote, chiuderti in un confessionile? La gente è incuriosita, vorrebbe scoprire il valore di questo perdono. Tu cosa hai fatto? Da chi sei andato? In quale chiesa hai dovuto confessare i tuoi peccati? Io sono andato non in un locale, non in una persona di questo mondo, ma sono andato direttamente dal Signore Gesù, perché Egli è il solo mediatore. Lo dice la sua parola: c'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù. E io sono andato lì, ai piedi suoi, mi sono prostrato e ho pregato il Signore. Ho chiesto: Signore, perdonami dai miei peccati, ed egli l'ha fatto, perché poi ho sentito una pace, una gioia, quel peso che c'era dentro liberato, e il cuore ricolmo dalla gioia del Signore, della sua pace. Salvatore, voglio farti una domanda difficile, ma questa domanda che voglio farti è perché credo che molti si pongano questo interrogativo. Perché Dio ad un certo punto dovrebbe perdonarti? D'altronde sei tu che hai sbagliato. Perché la gente dovrebbe credere che Dio è disposto a perdonare nonostante i loro peccati? Dio è disposto a perdonare perché non soltanto Dio ama, ma Dio è amore, e quindi Egli ci perdona perché Egli è amore. Non guarda le nostre mancanze, non guarda le nostre debolezze, ma Egli è pronto a perdonare perché è un Dio ricco d'amore e di misericordia, ed Egli è fedele e per Quindi certo lo farà. tu sostieni che per essere perdonati non bisogna fare niente? Non bisogna magari fare un voto, qualche No, pellegrinaggio, qualche promessa? questo non serve, perché è tutto per grazia. Gesù Cristo è morto sulla croce per noi affinché potessimo avere la vita e la vita eterna. Egli ha già pagato tutto.
cari amici, quello di cui stiamo parlando in questo momento è un dato assolutamente importante. Per poter essere perdonati dai nostri peccati, come ha detto Salvatore, è necessario credere nell'amore di Dio. Dio ha pagato ogni cosa e lo ha fatto donando il suo figliolo Gesù come prezzo di riscatto per tutti quanti noi. Credo che forse questa spiegazione ad alcuni possa risultare anche molto semplice, ma vi assicuro, è scritto nella Bibbia ed è nel pensiero di Dio che qualunque cosa noi possiamo fare, non riusciremo mai a meritare il perdono dei peccati o la grazia o la vita eterna di cui vi parlava Salvatore. È tutto per grazia. L'unico prezzo valido in grado di soddisfare la giustizia divina è il Figlio di Dio che si incarna, viene su questa terra, come dice il Vangelo, ad abitare in mezzo a noi e viene a deporre lui stesso la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Se tu credi stasera, tu puoi sentire ciò che ha sentito Salvatore, il perdono dei peccati, ma non lo sentirai dal punto di vista mentale, lo sentirai dal punto di vista spirituale, forse anche mentale, psicologico, morale, lo sentirai anche fisicamente perché ti sentirai sollevato. La certezza del perdono viene quando senti nel profondo del tuo cuore una pace scendere dal cielo. Quella pace è il frutto della tua riconciliazione con Dio. Salvatore, ancora qualche domanda e poi ti lascerò. Come e cosa è successo poi in seguito nella tua famiglia riguardo ad esempio a tuo padre? Tu ti sei avvicinato al Signore, hai desiderato con tutto il cuore fare un'esperienza e Dio te l'ha concessa, poi cosa è successo? Poi ringraziato sia Dio perché entrò la pace nella mia vita, come avevo detto prima, ma anche nella mia famiglia, perché poi il Signore operò nella vita di mio padre, gli ha provveduto il lavoro, gli ha provveduto proprio la salute, ecco. E questa è la cosa più bella, perché in questo mondo ci sono tante difficoltà, ma col Signore si superano tutte. E quindi ringrazio il Signore proprio perché mio padre, grazie a Dio, sta bene e c'ha adesso un lavoro, nonostante le situazioni che stiamo vivendo in questo mondo. Si può guarire dalla depressione, Salvatore? Si può guarire soltanto con l'aiuto di Gesù. Quali sono le tue prospettive per il futuro? Quello di fare meglio, sempre meglio la volontà del Signore e quindi piacergli sempre di più, perché Egli ha dato tanto per me, ha dato tutto per me, ha dato suo figlio Gesù Cristo per me sulla croce. Cari amici, prima di pregare vi voglio lasciare un verso che rappresenta la vita di Salvatore e forse anche la tua vita, ma è un verso legato della Bibbia, Salmo 107, legato ad una promessa che puoi fare tua, ed è questo il verso 19 del Salmo 107: nell'angoscia gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro tribolazioni, mandò la sua parola, li guarì e li salvò dalla morte. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini. Noi ti diamo un forte abbraccio nel Signore e invochiamo la sua benedizione su di te, sulla tua famiglia,
sui tuoi progetti. Signore, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per la gioia che ci hai dato ancora oggi di poter annunciare il Vangelo attraverso la testimonianza di Salvatore Capano. Noi ti preghiamo affinché chiunque ci ascolta in questo momento possa ricevere beneficio dalla tua parola, che le ricchezze del cielo abbondino i nostri ascoltatori. Ti ringraziamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Cari amici, grazie e buona serata. Alla prossima puntata. Dio ci benedica.